rappresentare e presenziare accanto a due giganti della politica nostrana e proporrei il primo grande applauso. Vi ringraziamo tutti per essere accorsi numerosi, questo entusiasmo travolgente che ci sta veramente, che sta contagiando tutta la città e che stiamo constatando ogni volta che usciamo in strada, perché ricordiamolo, i dati che sono usciti dal 31 maggio, dalle urne del 31 maggio, hanno rilanciato diciamo, la sfida da 15 giorni dopo, quindi siamo ormai a pochi giorni dal tanto decantato ballottaggio. Ci rendiamo conto che se c'è un pericolo, l'unico grande pericolo, per dirla diciamo in gergo ciclistico, quello di alzare le mani dal manubrio troppo presto, ragion per cui dal giorno dopo le elezioni del 31 maggio siamo scesi in strada, e questo non è il primo incontro pubblico che facciamo, ma certamente ha un'importanza e un sapore diverso. È un incontro pubblico, un'assemblea con i cittadini, ne abbiamo fatte tante, ma questa ha un sapore flegreo. Già ho detto che sono al cospetto di due giganti della politica nostrana, stiamo aspettando il vice sindaco della città metropolitana di Napoli, Elena Coccia, che ha dato il suo consenso a venire a testimoniare la sua vicinanza al nostro progetto, che però ha incontrato dei problemi diciamo durante il cammino, problemi in ordine al traffico e meteorologici, quindi su cui a parte il signore che è alla mia sinistra non abbiamo potere, quindi la aspettiamo e intanto allora, perché un incontro pubblico con rappresentanti istituzionali della politica flegrea, non solo pagolese, e anche più in alto abbiamo detto il vice sindaco della città metropolitana? Perché noi crediamo, e voi credete, perché ci avete votato, abbiamo raccolto un consenso travolgente, 5.632 voti al candidato sindaco, e alle liste siamo riusciti a raggiungere percentuali veramente invidiabili. Le nostre aspettative erano rose, ma i risultati sono andati oltre le nostre più rose aspettative, questo dobbiamo dirlo. Ci avete votato perché credete in un progetto. Il nostro progetto si chiama Biodistretto Flegreo. Questa sera noi siamo qui a mostrarvi un prototipo di quello che sarà il Biodistretto Flegreo. Siamo venuti qui a mostrarvi personaggi pubblici, istituzioni di alto profilo che si tendono la mano non per stringere alleanze è una parola della politica vecchio stampo che stiamo cercando di cacciare via, ma per ratificare comunioni di intenti di cui unici beneficiari saranno i cittadini e il territorio. E badate bene, queste comunioni di intenti si ratificano al cospetto di tutti i cittadini e non nel segreto delle stanze, di chiuse stanze, così come hanno fatto fino ad ora e così come stanno provando a fare ancora. Ebbene, che cos'è il Biodistretto Flegreo? Il Biodistretto Flegreo è proprio questo, una comunione di comuni, scusatemi il gioco di parole, sui temi che devono essere per forza di cose trattati in maniera trasversale. Il turismo, che è la nostra prima risorsa, i trasporti, la viabilità, tutto collegato, l'ambiente. Ebbene, questo abbiamo messo insieme tutte queste idee e ringrazio il nostro candidato Vincenzo Crosio, il teorico diciamo del Biodistretto, e gli abbiamo dato un nome che si chiama Biodistretto Flegreo. Grazie a questo abbiamo raccolto veramente grandi consensi, perché avete capito che le nostre idee messe in un programma di 48 pagine che abbiamo diffuso per la città non erano idee lì messe buttate a caso, ma che avevano veramente un corpo unico e uno scheletro, una colonna portante. Ebbene, quindi questo è veramente un momento storico, a memoria d'uomo. La mia è breve in quanto ho soltanto 23 anni, però mai era capitato un comizio congiunto insieme a sia alte cariche istituzionali. Abbiamo invitato anche il neo sindaco eletto Raimondo Ambrosino del comune di Procida, che ci manda i suoi saluti. Non è potuto venire per impegni istituzionali, fra due giorni terrà il suo primo consiglio comunale, così come per impegni non ha potuto raggiungerci, ma ci manda i suoi saluti il sindaco del comune di Pozzuoli, che deve essere il capofila del nostro Biodistretto Flegreo, Vincenzo Fitolia. Quindi, come vedete, tutte le dicerie che si sono messe in giro in questa campagna elettorale sono piccoli, non hanno appoggi. Abbiamo raggiunto dei risultati invidiabili, che sono andati oltre le nostre più grosse aspettative, lo ripeto.
e ci hanno permesso di essere qui appunto insieme a voi a raccontarvi cosa sarà e a mostrarvi cosa sarà e cosa è stato e che cosa già è la nostra idea di città e di comunità Flegrena. Quindi non mi dilungo oltre, bando alle chiacchiere, insomma, adesso passo la parola a, come ho detto prima, un gigante della nostra della politica flegrea, il noi eletto sindaco ha raggiunto veramente percentuali bulgare nelle elezioni. Aveva detto che se saremmo arrivati al ballottaggio ci avrebbe aiutato in tutti i modi possibili, si è detto disponibile anche a venire ad attaccare i manifesti, lo aspettiamo.